Buonasera a tutti i telespettatori di Le Fonti TV e bentrovati in queste occasioni speciali. Inizio sempre allo stesso modo, ma permettetemi di farlo anche in questo caso, perché per me è un onore e una gioia essere la madrina di questa edizione speciale, ripeto questa parola, dei Le Fonti Awards dedicati al mondo del lavoro, proprio inseriti all'interno di questa seconda edizione dell'HR TV Week. E noi siamo qui direttamente dai nostri studi, nuovissimi nel centro di Milano, in Piazza Cordusio. Uno show televisivo che ha l'obiettivo di riconoscere le eccellenze del mondo del lavoro, studi legali, professionali e imprese che sono state particolarmente attive in questo momento molto delicato, difficile per il nostro paese e non solo, per tutto il mondo, e che anche in questo momento sono riusciti ad essere dei fari e degli esempi da seguire, anche e soprattutto in questa fase della ripartenza. Sono orgogliosa di far parte della prima TV nazionale che ha deciso di dedicare non solo una serata, ma intere settimane di programmazione alle eccellenze italiane, dall'HR al diritto penale al mercato assicurativo e del risparmio. Le Fonti TV infatti si riconferma l'unica live streaming television in Italia in grado di vantare un palinsesto all news focalizzato su tematiche economiche, politiche, finanziarie, legali e dell'infotainment, con una programmazione H24 e 7 giorni su 7. Tutto questo ha contribuito per il quarto anno consecutivo a consacrare Le Fonti TV come la prima televisione su economia, politica e professione. E grazie alla creazione dei nostri studi televisivi che vi mostriamo sempre e che vedete, ancora più ampi e attrezzati, Le Fonti ha avuto la possibilità di creare nuovi format, nuove trasmissioni e organizzare svariate maratone televisive monotematiche. Vi do qualche numero. Solo la settimana dedicata al mondo HR ha superato le 85 ore di diretta, registrando più di 3,5 milioni di telespettatori collegati. La sua crescita e la qualità dei contenuti sono valsi alle Fonti TV la posizione nella classifica leader della crescita del Sole 24 Ore, a cui è seguita la menzione nel ranking Europe's Fastest Growing Companies del Financial Times. Ma adesso non rubiamo altro tempo e arriviamo a questa serata. Andiamo nel clou di questa serata. Io annuncerò la categoria di riferimento, poi il nome del vincitore, leggendo la motivazione che ha portato alla vittoria. Subito dopo ci collegheremo con il vincitore stesso per commentare questo riconoscimento unico che potete vedere qui accanto a me e che riproduce il logo stesso di Le Fonti. Ma prima di cominciare io vorrei un saluto speciale questa sera. Abbiamo un saluto speciale da parte di una professionista che è stata e che sarà ancora protagonista di questa HR TV Week e che è stata insignita delle Fonti Awards 2020 come avvocato dell'anno, boutique di eccellenza, diritto del lavoro lo scorso 4 giugno. Sto parlando dell'avvocato Maddalena Boffoli, founder dello studio legale Boffoli, che saluto, che è collegata con noi. Buonasera Maddalena. Eccoci. Buonasera, buonasera. Devo dire che sono quasi più emozionata della serata in cui abbiamo avuto noi il riconoscimento, perché come accennavi, in un anno, devo dire, così particolare, essere insigniti di un premio ha un significato ancora maggiore. Quindi do un grosso in bocca al lupo ai colleghi che sono in attesa di capire che sono candidati per la premiazione, nella convinzione davvero che questo premio possa essere un po' un porte-bonnet, un faro per tutti, si possa essere un po' un role model anche per gli altri. Certo. Quindi un in bocca al lupo davvero con tutto il cuore, faccio il tifo per tutti quanti noi, perché alla fine siamo una grande squadra che lavoriamo poi per il bene del paese, delle imprese del paese. Certo avvocato, ma infatti lo scopo di tutti questi eventi, anche del main event che abbiamo avuto poco prima, è quello di creare rete, no? Noi ce lo siamo detti anche fuori onda, visto che certo. Ci siamo sentite più volte, e sembra una banalità, una cosa retorica, però insomma è veramente così. Poi non sempre ce la facciamo, abbiamo bisogno probabilmente di aiutarci l'uno con l'altro, non sempre magari ne abbiamo voglia, però secondo me quando soprattutto si parla di eccellenze e si premiano anche le eccellenze e quindi di conseguenza c'è una gratificazione, magari c'è quella spinta in più, no, per poterlo fare.
Assolutamente sì. Mai come nei momenti di crisi bisogna veramente fare squadra. Come ho detto la sera della premiazione, noi viviamo nel più bel paese al mondo. Il popolo italiano ha dimostrato di poter essere in grado di fare grandi cose, di avere grandi eccellenze. Guardiamo anche il settore medico. Alla fine, voglio dire, le prime scoperte su come curare il coronavirus vengono proprio dalle nostre eccellenze mediche italiane e ciascuno ha fatto, devo dire, in maniera assolutamente nell'improvvisazione totale, perché ci siamo ritrovati tutti d'improvviso in una realtà chiaramente che non era la nostra, professionisti, imprese, lavoratori, abbiamo fatto tutti del nostro meglio per cercare di salvaguardare il bene del paese, la salute di tutti quanti e garantire comunque un andamento proficuo delle imprese. E questo, secondo me, deve essere valorizzato e deve essere premiato e non dobbiamo darlo assolutamente mai per scontato. Va bene, allora io naturalmente la ringrazio, Avvocato Maddalena Boffoli. Insomma, è stata un po' un trade union con la precedente serata e quella di oggi, quindi grazie mille per questo suo discorso di apertura. Grazie a voi e un augurio grande a tutti quanti i colleghi che stasera verranno premiati e a quelli che lo saranno poi nei prossimi anni, perché poi si Certo. spera chiaramente di essere, come dicevamo, un po' un faro anche per gli altri, uno stimolo per fare sempre tutti quanti bene. Grazie Assolutamente sì, a voi. grazie, grazie all'avvocato Boffoli e a questo punto noi possiamo cominciare con i premi e diamo il via a questa edizione degli awards.